16ª edizione di Vivi Città. Urbino ospita la podistica internazionale che si corre in contemporanea in altre 55 città italiane, 5 nel mondo. Siamo con Gabriele Rossi, un po' l'anima di questa iniziativa. Ancora una volta qui in Urbino più di 300 atleti, piccoli e grandi, per soprattutto una corsa che è la scoperta della città. Sì, anche quest'anno, sempre con molte difficoltà, riusciamo a fare questa gara, sebbene ci sono delle sedi molto vicine, Riccione e Ancona, però molti atleti della Romagna e anche dell'Anconetano preferiscono Urbino perché è unica come ambiente, come zona. Vivi Città è una corsa da vivere, non da vincere, padre Claudio, quindi lo spirito di partecipazione. È bello, da vivere non da vincere, mi piace, ho appena detto la messa su Lazzaro, la risurrezione di Lazzaro, la vita, quindi siamo vicini anche alla Pasqua, sì è vero, da vivere non da vincere, è vero, è l'inizio della primavera qui. Fa piacere vedere tanti giovani che si avvicinano al podismo, ecco, questa competizione pura. Sì, 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 c'è sempre questa presenza anche di facce nuove, questo è bello. Io ieri avevo la febbre, avevo 39 di febbre, anche per me il solo fatto di essere qui è già bello ogni anno. Vivi Città è una gara da vari anni, che sono varie città d'Italia che stamattina alle 10.30 via etere partono, più ci sono alcune città del mondo, non so quante adesso il numero esatto, più ci sono alcuni carceri, mi pare 12-18 carceri, che allo stesso momento partono. Poi, siccome Urbino, esempio, sali scendi, il primo impiegherà X tempo su 12 km, a Riccione farà di meno. Esiste, non so come funziona, è un sistema elettronico, la comparazione dei primi. Quindi magari quello di Toronto è primo e quello di Riccione è 20°, quello di Urbino è 40°. Al di là della vittoria comunque è bello partecipare, perché si vive la città in questo modo. Io l'ho fatta molti anni fa perché c'era solo Ancona prima, poi è venuto Urbino e Riccione, le più vicine. È bellissima, è una manifestazione molto bella. Ecco Luca Benini che ancora una volta taglia il traguardo per primo, è la quinta vittoria, la quarta consecutiva per Luca Benini. Eccolo qua, ce l'abbiamo subito, ciao. Allora, per te ormai è diventata un'abitudine vincere questa Vivi Città, anche oggi mi pare hai fatto il vuoto. Sì, sono contento perché su 5 edizioni corse l'ho vinta tutte e 5 le volte, è un percorso che mi si addice con tanta salita e mi esalta. Ho provato subito fin dall'inizio a provare a prendere il largo, vedere chi aveva il passo di starmi dietro. Ho fatto subito il vuoto, il vantaggio necessario per poter gestire la seconda parte, anche perché avevo paura per il ginocchio che è un po' dolente e quindi dai, è andata bene. Diciamo che queste erano delle gare... Io sono un 800ista, 1500ista, quindi è un po' lunghetta per me, sono soddisfatto. Però dai, un secondo posto che sì. Ti gratifica. Sì, dai. È la prima volta che eri qui in Urbino? La prima volta sì, frequento l'università di scienze motorie e ho voluto provare a farla, è andata bene, dai. Anche oggi la gara, sinceramente, Benini è partito subito, dopo l'altro ragazzo non lo conoscevo, ma vedendogli le gambe ho capito subito che era uno da battere, praticamente mi ha fatto la volata sul finale, perché in poche parole mi è stato sempre attaccato, abbiamo fatto la gara insieme, dopo sul finale mi è partito da Porta Santa Lucia, non ce l'ho fatta, comunque sono soddisfattissimo. Bene, intanto arriva anche lei, Laura Giordano, ancora una volta, ciao Laura, eccola qua, fresca fresca, lei sembra non aver davvero faticato più di tanto per vincere questa, è la seconda volta che tu vinci qui in Urbino. Oddio, mi sa, non lo so, non le conto più perché faccio talmente tante gare, però dai, è andata bene, sono contenta, sto bene e mi serviva fare un po' di collinare, sono venuta qua, anche perché poi è sempre una bella città Urbino.